nostro incontro e iniziamo in qualche modo anche il Festival Francescano, così ci introduciamo immediatamente nel tema di quest'oggi di grande, grande attualità, per tanti motivi, a cominciare da questi Friday for Future. E il nostro tema, il tema del festival quest'anno, attraverso parole, prove di dialogo, si declina quest'oggi in modo un po' particolare, perché il dialogo in questo caso è tra l'uomo e la natura. A presentarci il tema abbiamo due persone, due studiosi di grande spessore, come sono il chimico Vincenzo Balzani, accademico dei Lincei, professore emerito, ma non elenco tutti i titoli perché altrimenti non finiamo più. Affianca alla ricerca scientifica un'intensa attività di divulgazione, attività che l'ha portato a scrivere due libri importanti, tra gli altri, molti di più immagino, ma voglio citare questo Reading and Writing the Book of Nature, il libro della creazione, il libro della natura, che è una metafora cara anche a noi francescani, sicuramente lettura. E l'altro testo invece, Energia per l'astronave Terra, l'era delle rinnovabili. E abbiamo a dialogare con lui, che ci richiama invece l'aggancio con le nostre radici, con la letteratura classica, Ivano Dionigi, filologo, magnifico rettore dell'Università di Bologna fino al 2015, ha incentrato i suoi studi su versanti molteplici, romano, greco, pagano, cristiano. Attualmente sta cercando di mettere in qualche modo in dialogo le cosiddette scienze esatte con la letteratura, non più vedendo questi due mondi come due culture contrapposte, ma come sta cercando insomma vie di alleanza e dialogo tra questi due punti di vista sul mondo, ammesso che siano due punti di vista diversi. Dirige e ha fondato il centro La Permanenza del Classico. Tra le sue opere, Osa Sapere contro la paura e l'ignoranza, pubblicato da Solferino proprio quest'anno, 2019, Quando la vita ti viene a trovare, Lucrezio, Seneca e noi, dalla terza nel 2018. Lascio a loro la parola. Si alterneranno diverse volte in modo dialogico, già questo ci dà un modo molto bello di tenere insieme due approcci diversi al mondo e al mondo. Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Sono molto contento di essere qui con voi e con l'amico Ivano Dionigi. Spiritualmente penso che siamo tutti in piazza con gli altri studenti, con quelli che fanno questo Friday for Future. Noi qui stiamo per, come ho detto già, stiamo per discutere, diciamo, cioè dovrebbe essere un dialogo sulla natura. Ecco, quando si dice natura spesso si pensa sempre all'ambiente, quando si dice ambiente si parla di clima, però la natura in realtà è tutto, comprende anche l'uomo, è il pianeta Terra e tutti noi che ci siamo sopra. E siamo sopra il pianeta Terra per vivere. Ecco, per vivere cosa ci vuole? Beh, bisogna che siano verificate certe condizioni. E molti di noi oggi dubitano che potremmo vivere a lungo sulla Terra. Ecco, potremmo eventualmente discutere di queste cose da piano. Comunque la parola fondamentale quando si va a pensare che se continueremo a vivere sulla Terra è sostenibilità. Ecco, sostenibilità ecologica, cioè di questa nostra casa che deve fornirci i mezzi per vivere. Ma poi sappiamo benissimo che se anche la casa, diciamo, è sostenibile, cioè se ci sono nella casa le provviste e tutto in ordine, però c'è un altro problema, che nella casa dobbiamo viverci.
E quindi c'è un problema di sostenibilità ecologica, ma anche di sostenibilità sociale, perché se gli abitanti di questa casa avranno tutti gli stessi diritti, se ci sono forti disuguaglianze, come vedremo, allora le cose non vanno bene. Ecco, la sostenibilità è, diciamo, un problema molto importante, no? Importante. Come si fa a discutere un problema importante? Io ho preso un'indicazione da uno scrittore che molti conoscono, naturalmente, Italo Calvino, che dice: se vuoi capire bene le cose importanti, prima di tutto devi guardarle da lontano, cioè farti un'idea generale del problema, poi ci sarà tempo di entrare nei dettagli, di proporre soluzioni, ma intanto cerca di avere un'idea generale. E allora cercherò appunto di dare un'idea generale della dimensione dello spazio e poi anche del tempo. Comincio con questa figura che apparentemente non mostra nulla, se non appunto questi anelli di Saturno e un po' di cielo, però se uno guarda meglio e vede che c'è un puntino, ecco, quel puntino è la nostra Terra. Questa qui è una figura molto importante, penso che dovremmo pensarci, meditarci sopra, non solo noi, ma anche quelli che ci governano. Perché capite, si capisce subito che qui siamo allora in una specie di astronave piccolissima che viaggia nell'infinità dell'universo ed è un'astronave molto diversa da quella che vedete in TV nei film, perché è un'astronave che non potrà mai atterrare da sul posto, non potrà mai fermarsi a fare un tagliando, ecco, non potrà mai caricare o scaricare nessuno. Qui bisogna andarseci dentro, poi ci si muove dentro, non potrà fare rifornimento. E quindi si capisce che siamo in una situazione molto, molto critica in un certo senso, difficile. E quindi dobbiamo vedere tutti insieme, bianchi, neri, gialli, buoni, cattivi, su questo puntino, no? E se qualcosa non funziona, se si rompe qualcosa, e appunto gli scienziati ci dicono che qualcosa si sta rompendo, cioè il clima, se si rompe qualcosa dovrebbe ripararla da soli e senza neppure scendere. Ecco, tutte cose che ci dicono che la situazione è delicata e noi dobbiamo tenere conto. La Terra dunque è questa nostra astronave, è l'unico luogo dove possiamo vivere noi. È un nulla, vedete, dell'infinità dell'universo. Eppure siamo noi qui su questo puntino e dobbiamo vivere. Siamo noi uomini e andiamo a vedere un po' la scala dei tempi. La nascita dell'universo, che non è qui riportata, risale a circa 14 miliardi di anni fa. La Terra ha 4 miliardi e 500 milioni di anni, la vita è nata 3,5 miliardi di anni fa. La comparsa dell'uomo in questa scala è vicino allo zero, vedete? Ma anche l'uomo nella sua cronologia, sappiamo che l'evoluzione è iniziata, è portata avanti partendo da appunto da qualche milione di anni fa, più dopo è successo che naturalmente un milione di anni fa si pensa di aver trovato il fuoco, più dopo ancora evoluzione, 200.000 anni fa erano molto più avanzati naturalmente degli antenati. E poi cosa sappiamo anche? Che l'inizio di quella che consideriamo civiltà umana risale solo a 10.000 anni fa, mentre l'universo 14 miliardi, no? Allora si capisce che siamo in una situazione strana, cioè se la Terra è un nulla rispetto all'universo, nella scala dello spazio, nella scala del tempo, qui l'uomo è un nulla rispetto a quanto al tempo della Terra e della vita. Quindi siamo in due condizioni strane, no? Strane, piene di mistero in un certo senso. Quindi questa è la nostra situazione. Allora parliamo di questa nostra astronave Terra, che vista da vicino naturalmente più grande, e qui appunto la Terra inizialmente per gli uomini che abitavano, che erano pochi, sembrava una cosa infinita. E per migliaia di anni gli uomini hanno viaggiato come passeggeri passivi, dominati
dalle forze della natura. Poi dopo la cosa un po' alla volta è cambiata, perché appunto col tempo è aumentato il numero degli uomini, ma soprattutto è aumentata l'attività dell'uomo sulla Terra. Ecco, e che sia aumentata l'attività sulla Terra è sotto gli occhi di tutti. Comunque c'è chi studia queste cose e che fa vedere con dei grafici come questi che c'è stato un brusco cambiamento di velocità, insomma. E questo cambiamento di velocità, magari guardiamo ad alcuni di questi grafici per vedere meglio, riguardano un po' tutto, non so, il consumo dell'acqua, il consumo della carta, il numero di dighe, potremmo anche mettere il numero di McDonald's sopra, è tutto cresciuto moltissimo. Quando? È dalla seconda metà del secolo scorso, circa dal 1950. C'è stata quella che gli studiosi chiamano una grande accelerazione. Naturalmente questa grande accelerazione dell'attività dell'uomo ha avuto conseguenze sul pianeta, ha causato enormi cambiamenti nello stato del pianeta, come mostro dei grafici delle prossime figure, anche qui sono tutti insieme, non si vede tanto, ne faccio vedere qualcuno, quindi, non so, la biodiversità, per esempio, che è scomparso, sta scomparendo molto rapidamente, la CO2 che è comparsa, che è la cui concentrazione è aumentata in atmosfera, quindi anche di conseguenza dell'attività dell'uomo, anche diciamo la situazione del pianeta è cambiata. C'è stata una brusca accelerazione dal 1950. Oggi gli studiosi dicono che siamo in una nuova epoca, chiamata Antropocene. Antropocene potrebbe dire chiaramente uomo nuovo, comunque questo viene considerato il nome di questa epoca dell'uomo. È una grande novità nella storia della Terra, perché nel passato le epoche sono state sempre scandite da eventi naturali, ma negli ultimi tempi l'uomo ha scoperto di poter utilizzare l'energia dei combustibili fossili. E poi c'è stato un forte progresso nella scienza e della tecnologia e queste due cose messe insieme hanno portato questa nuova epoca, caratterizzata appunto dal progresso della scienza e dalla grande disponibilità di energia. L'uomo si è fatto la sua epoca, siamo nell'antropocene. Vediamo com'era la questione dell'energia, per avere un'idea di cosa è successo. In questo grafico ho riportato in modo approssimato il consumo di energia nella storia dell'uomo. Vedete, sono andato fino a meno 3.000, cioè 3.000 avanti Cristo, quindi sono andato 5.000 anni fa. 5.000 anni fa gli uomini erano pochi sulla Terra, cosa facevano con l'energia? Beh, bruciavano qualche pezzo di legno. Poi cosa è successo? Man mano che passavano i decenni, i secoli, i millenni, le civiltà, cosa è successo dal punto di vista dell'energia? Niente. Abbiamo continuato a bruciare del legno fino a circa 500 anni fa, 400. Poi dopo a un certo punto le foreste cominciavano a essere un po' scarse e qualcuno ha scoperto che c'era della roba nera più energetica del legno, anche se più battiti, che si chiama carbone. Scoperto il carbone è iniziata la rivoluzione industriale, ci si è messa a consumare energia, 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 tanto più che dopo abbiamo scoperto il petrolio, e non tanti anni usiamo anche il gas. Ecco, quanto consumiamo oggi? Oggi siamo in su in Cina, l'importante è sta Cina, perché vedremo che poi la Cina che ho fatto la palla. Ecco, ogni secondo al mondo, ogni secondo passa di fretta, no? Ogni secondo consumiamo 250 tonnellate di carbone, 1000 barili di petrolio e 105.000 metri cubi di gas. È una quantità enorme, se ci pensate, ogni secondo. In modo che dovremmo farci delle domande. Ma intanto chiediamoci, è servita sta roba? Ah sì, certo che è servita. È servita. Facciamo qualche esempio. Una volta, quando ero giovane io, prima degli anni 50, ero giovane già, e si tagliava il grano con la faccia, no? Adesso arriva una macchina che in poco tempo finisce il lavoro, ma dal punto di vista energetico cosa vuol dire? Un bracciante, in genere, in media, un bracciante non lavora, diciamo che produce 0,2 kWh. Un barile di petrolio ne fornisce 1700,
Per cui se faccio una divisione, vedo che un barile di petrolio equivale a circa 850 giornate lavorative di un bracciante. Sono scomparsi i braccianti, no? Tranne che magari c'è ancora giù a raccogliere il pomodoro, dopo notte di scorso. Sono scomparsi i braccianti e sono scomparsa anche la lavandaia. Perché? Perché si fa fatica a fare, no? Da quando si è scoperto che è possibile con l'energia elettrica generata magari anche dal carbone mettere dei fili poi dentro un aggeggio che si chiama lavatrice, mettere una specie di schiavi energetici che lavorano per noi, e insomma, una lavatrice in un'ora a fare il lavoro di 15 lavandai, per questo sono passato a lavandare. E automobili? Le automobili che vanno ai 110 in autostrada consumano benzina, diesel, elettricità. E se dovessimo mandare un'automobile in autostrada ai 110 all'ora con energia muscolare, magari di gente che pedala, quanto ce ne vorrebbe? Molto. E qui non ci stavano tutti, 800 persone dovrebbero pedalare per noi per mandarci in autostrada con l'automobile. Non parliamo poi di far decollare un aeroplano, no? Ci vorrebbe 1 milione di pedalatori. Quindi quando decolla un aeroplano dalla Malpensa, tutto Milano dovrebbe stare lì a pedalare. E ci ha fatto bene i combustibili fossili, no? Però, però ci accorgiamo a questo punto che dovremmo lasciare i combustibili fossili. Ma perché dovremmo lasciare? E ci sono tre motivi. Uno è che prima o poi ci lasceranno loro, perché non sono in quantità infinita, non sono una risorsa rinnovabile. Quindi quando io scopro un pozzo di petrolio, allora comincio a tirare fuori il petrolio, sempre di più, poi diventa di meno, perché finisce. E così per tutto, miniere di carbone, pozzi di metano, finiscono. Quindi diciamo di petrolio e metano si parla che ci sarebbe ancora per 20-30 anni, ma voi avete più vita davanti. Quindi ci sarebbe questo problema. Ma il punto è che prima che loro ci lasciano, dobbiamo lasciarli noi. Perché? Perché ci fanno due danni molto gravi. Il primo è questo che ho presentato qui, no? L'inquinamento. L'inquinamento che porta in Italia su per giù a una morte prematura di circa 80.000 persone all'anno, muoiono un po' prima, non so se avessi prima, ma prima. L'inquinamento, come vedete, è molto forte in certe zone, in particolare nella nostra Valle Padana. E chi vive nella Valle Padana deve sapere che nella sua vita perderà da 1 a 3 anni di vita, statisticamente. E quindi questa è una cosa già grave, ma ce n'è una più grave. E quella più grave è che quando si producono i combustibili fossili, carbone, metano, eccetera, si produce una sostanza chiamata anidride carbonica, così popolare, no? In questo periodo, la quale non è velenosa, non è colorata, non è niente, ma che male si fa? L'anidride carbonica che c'è già nell'atmosfera, noi ne mettiamo sempre di più, fa una specie di mantello attorno alla Terra, per cui entra l'energia solare e poi questa energia si scalda il pianeta, ma non riesce più a far uscire tutta l'energia che è entrata. Quindi diciamo che è una specie, si costituisce come una specie di serra. Si scalda il pianeta e scaldando il pianeta poi cambia il clima, perché il pianeta è complicato, c'è il mare, c'è la montagna, eccetera, eccetera. Cambia il clima e poi succede allora che, non so, in certi posti piove troppo, in certi piove poco, succede che ci sono dei ghiacciai, sentite questi giorni all'Alpe, no? C'è il Monte Bianco, un ghiacciaio che sta mettendo giù tutto, dice vabbè, ma se si sciogliono che male fanno, no? Perché sciogliendoci i ghiacciai aumenta il livello dei mari. Aumentando il livello dei mari, tutte le città che sono, i paesi che sono sulla costa, verranno inondate. E quindi è molto grave, già succede a certe isole del Pacifico. Dopo vediamo questo problema. E poi succede che sono i migranti climatici, perché c'è gente che non ha più modo di vivere dove abita, perché è avanzato il deserto, ci sono quando più. E allora qual è la conclusione? I politici ci mettono un po' a dirlo. Ma il Papa, che ha fatto un enciclico, che forse conoscerete quando parlerò, è stato molto esplicito. I combustibili fossili devono essere sostituiti senza indugio. La politica e l'industria rispondono con lentezza, lontano dall'essere all'altezza delle sfide.
Che è proprio così, perché è anche un problema complicato, naturalmente. Allora dicevo, siamo lassù in cima, siamo lassù in cima. E a questo punto si capisce allora che abbiamo consumato molte risorse, tutti questi combustibili fossili, e prodotto un sacco di rifiuti dopo un certo momento. Dicevo appunto che bruciando i combustibili fossili, che sia carbone, che sia metano, che sia benzina, si produce quella sostanza chiamata CO2 che là appunto causa questo problema climatico. Quanto ne mettiamo di CO2? Beh, se quando facciamo quantità enorme di combustibili fossili, uno può aspettarsi una quantità enorme di CO2 riversata in atmosfera. Ogni secondo 1000 tonnellate. Allora, questa faccenda della CO2, anche quella diciamo dell'inquinamento, ci fanno capire che siamo in una situazione ecologicamente insostenibile. Ma possiamo andare avanti così? Di questa questione si sono accorti già da una trentina d'anni molti scienziati, che dopo, poi dopo, che hanno poi costituito questo Intergovernmental Panel on Change sotto l'egida dell'ONU, ma nessuno li ha ascoltati, poco ascoltati gli scienziati. E anche se hanno cercato in tutti i modi di far capire che il problema era grave, per esempio questo mio collega americano ha scritto questo libro, il cui titolo può essere subito raggiunto tradotto così, vivere in un paese più ostile, cioè più difficile. Ma chi conosce un po' di inglese sarà già accorto che c'è un errore nel titolo, perché la parola terra in inglese non ha due A, ne ha uno solo. Ah, dice questo qui, non è capace neppure di scrivere il titolo del suo libro. L'ha fatto apposta, perché così attirava l'attenzione. E per far capire che la terra oggi non è più quella di prima, non è più quella di 50 anni o 100 anni fa. E in particolare si rivolge agli economisti, perché gli economisti invece vanno avanti sempre con modelli vecchi che non si possono più adoperare oggi, perché è cambiato tutto. E quindi è più difficile vivere sulla Terra da certi punti di vista, e suggeriscono poi appunto, suggerisce cosa fare. Poi dicevo appunto che nell'agosto del 2015 è venuta fuori la enciclica del Papa. Una cifra molto importante questa. Si ha quasi l'impressione che lui, parlando della Terra, la guardi da di fuori, insomma, perché ha capito proprio tutto come si deve fare. Naturalmente è stato consigliato da moltissimi scienziati, no? E quindi hanno un documento scientifico molto valido questo. E questa cifra ha dato poi la spinta, che si era già in programma, a quella famosa conferenza di Parigi del 2015, dove finalmente le nazioni sono state convocate in qualche modo dall'ONU, quello di segretario dell'ONU dei tempi, e vedete c'erano delegati di 195 nazioni, praticamente tutte le nazioni sulla Terra. E cosa hanno fatto? Beh, insomma, hanno trovato un accordo di massima, basato sul fatto che appunto hanno capito, hanno riconosciuto che il cambiamento climatico è il problema più preoccupante per l'umanità. Tutti d'accordo. Qual è la conseguenza? Bisogna smettere di usare combustibili fossili. Si sono dati del tempo perché è appunto un problema complicatissimo. E hanno detto, di qui al 2050 facciamo in modo che il consumo di combustibili fossili diminuisca fino ad arrivare a zero, e naturalmente però noi l'energia abbiamo bisogno di energia. E allora bisogna sviluppare velocemente delle altre forme. Questo è il 2015. Nel dicembre dello scorso anno c'è stato un altro convegno dove appunto gli scienziati hanno lanciato come un'ultima chiamata ai politici, hanno detto sentite o fate qualcosa, se no qui va a finire male. E il segretario dell'ONU in modo esplicito ha detto che il mondo è fuori rotta, cioè quello che facciamo non è sufficiente, noi che facciamo di più. E gli scienziati hanno detto cercate di fare di più, perché se no guardate che si può andare anche a finire così per l'Italia, la Valle Padana completamente inondata. Allora, poi siamo ai giorni nostri, come sapete adesso c'è quella ragazzina che ha avuto il grande pregio di farsi ascoltare. I politici non ascoltano gli scienziati, ma ne ascoltano, anche perché pensavano che questi giovani sono quelli che dovranno poi votare.
Va bene, allora però gli scienziati sono andati avanti sempre in questi anni e hanno messo, diciamo, hanno detto attenzione, non si può continuare così. Questo scienziato, molto noto, ha scritto addirittura il mondo sull'orlo del baratro e poi discute nel suo libro come si può evitare il collasso. Interessante che nell'enciclica si trovano delle frasi che sono proprio in piena copia. Il Papa dice che le previsioni catastrofiche ormai non si possono più guardare con disprezzo e ironia, non si può scherzare, c'è dei giornali ancora lo fanno, no? Che parlano di gretinismi, di roba così, altro gretinismo. Non si può fare neanche l'ironia perché sono cose che anche così. Lo stile di vita attuale, dice il Papa, essendo insostenibile, abbiamo parlato di sostenibilità, questo è insostenibile, può sfociare solo in catastrofe. E quindi è necessaria una coraggiosa rivoluzione culturale. Il Papa parla di rivoluzione culturale. È indispensabile, appunto, recuperare valori distrutti da una sfrenatezza megalomane. L'uomo ha voluto fare troppo. Allora, cosa c'è che non va? Cosa è successo? Per cui ci troviamo in questo guaio, magari che qualcuno aveva previsto, ma altri invece continuano a dire ma no, tutte sciocchezze, passerà questa cosa. Allora, anzitutto, come ho detto prima, sulla terra bisogna vivere. Per vivere cosa ci vuole? Delle risorse. E che risorse abbiamo? Beh, una per fortuna ci viene da fuori. E la luce del sole è quella che risolverà tutto, come sempre risolto tutto, ha fatto nascere la vita sulla terra, eccetera. Ma tutte le altre risorse, quelle concrete, quelle materiali, dobbiamo tirarle fuori dalla terra. Ora, la terra è quella che è, non è grande a piacere, come qualcuno si immagina, la terra è quella che è, quindi è limitata. Allora, se la terra è limitata, anche le risorse ovviamente saranno limitate. Dici, ma è così ovvio? C'è bisogno di Dio? Forse sì, perché il Papa, vedete, dice l'idea di una crescita infinita. Crescita infinita vuol dire che ho delle risorse illimitate, che tanto entusiasmo gli economisti, è basata sul falso presupposto che esiste una quantità illimitata di risorse. Falso presupposto. Perché vedete, noi scaviamo per prendere le risorse dalla terra, oltre al sole. Scaviamo quanto? Bene, 90-50 miliardi di tonnellate di materie prime, non si capisce cosa vuol dire, vi do un altro numero. L'importante è che nel 2015 era diventato 70, quindi stiamo scavando sempre di più. Uno ha fatto dei conti, 70 miliardi di tonnellate di materie prime divise le persone che c'hanno al mondo e diviso i giorni dell'anno fanno 27 kg di roba per persone al giorno. Ognuno di noi consuma 27, direttamente o indirettamente, 27 kg di roba, di materie prime. Tanto è vero che uno ha fatto questa vignetta, ha detto scavate, il Papa dell'Enciclica dice oggi ciò che interessa è estrarre tutto quanto è possibile ignorando la realtà. A un certo punto ovviamente una volta che uno ha le risorse cosa fa per vivere? Le usa. Usando le risorse si producono rifiuti, non c'è niente da fare, pensate agli esempi che volete, ma è sempre così. Allora, siccome la terra, abbiamo detto, è quella che è, non è grande piacere, quindi è quella che è, allora anche per i rifiuti non è che ci sia uno spazio illimitato. Lo dimostra il fatto che mandando questo rifiuto CO2 in atmosfera stiamo provocando dei grandi danni. Ecco, anche qui il Papa dice, l'uomo pensa di essere di fronte a una natura che può essere sfruttata senza problemi perché gli effetti negativi dello sfruttamento possono essere eliminati, che non è vero. Se prendete i giornali, io l'ho preso un po' l'altro giorno, ho fatto tutti parlano di crescita. Deve crescere gli Stati Uniti, deve crescere la Cina, deve crescere la Spagna, dobbiamo crescere tutti. Ma crescere, cosa vuol dire crescere? Quando uno parla di crescita, vi faccio la domanda, ma perché devo crescere? Per cosa devo crescere? Che conseguenza ha sto crescere? No? Perché se, quali sono i problemi che abbiamo al mondo, i più importanti? Quello ecologico, c'è il pianeta, no? È quello delle disuguaglianze.
se la crescita non risolve un po' i problemi ecologici e non diminuisce le disuguaglianze, è meglio che non ci sia la crescita. Vedete, dal punto di vista economico, noi siamo immersi in questa cosiddetta economia lineare, che è quella dell'usa e getta, tutte cose che sapete ormai, no? Qui si pensa che ci siano risorse naturali illimitate, abbiamo già visto lo sbaglio. Allora si pensa di poter usare le risorse, di fare quello che si vuole, estrarle, usarle, fare delle cose che poi alla fine gettiamo nei rifiuti, pensando che i rifiuti si eliminino per conto loro. Ora non è così, è che io prendo delle risorse e faccio dei rifiuti, ma a forza di prendere risorse e fare rifiuti, evidentemente non ci saranno più risorse, ci saranno tutti i rifiuti. Fra l'altro tutta questa economia dell'usa e getta viene alimentata energeticamente con i combustibili fossili che causano, i quali fra l'altro sono loro stessi una risorsa non rinnovabile e per cui causano i disastri. Ecco, questa qui allora è la situazione insostenibile dal punto di vista ecologico. Cosa bisogna fare? Bisognerà, anche sociale, perché qui succede con questa economia lineare, che molti si arricchiscono, moltissimi, molti si arricchiscono anche molto e altri rimangono poveri. Allora ho preso un diagramma che mostra che, vedete, i miliardari, non i milionari, no, i miliardari stanno crescendo vertiginosamente, che vuol dire che le disuguaglianze non solo le riusciamo a combattere, ma anzi crescono sempre. E le disuguaglianze ovviamente provocano insostenibilità sociale. Qualcuno dirà, ma sono cose americane, ma no, gli italiani, guardate, 10 operoni, ma 500.000 operati, ma che ne faccio? No? Quindi insostenibilità sociale. Ecco, il Papa dice ci dovrebbe indignare le enormi disuguaglianze che esistono fra noi. Ecco, cosa è successo? Come è successo, prendo questo pezzo di Anna Arendt, che l'uomo del XX secolo, cioè diciamo della metà del secolo, si è emancipato dalla natura come quello del XVIII secolo, dalla storia. Storia e natura ci sono diventate estranee, nel senso che l'essenza dell'uomo non può più essere compresa con le loro categorie. Ma sarà un problema perché noi viviamo nella natura e abbiamo una storia, quindi non sarà facile vivere bene ignorando la storia e la natura. Poi c'è chi esprime in modo un po' drammatico questo problema dell'antropocene. Dice, con l'antropocene, l'eccezionalismo umano, cioè l'uomo che è quell'individuo eccezionale rispetto agli animali, prende coscienza della propria potenza geologica che poteva fare e celebra così la sua più schiacciante vittoria compromettendo la sopravvivenza del sistema Terra. Si compie dunque il cambiamento di segno del futuro, il passaggio cioè dal futuro promessa al futuro minaccia. E infatti un tempo, no, noi pensavamo sempre che i nostri figli avrebbero avuto un futuro migliore. Adesso no, pensiamo che i nostri figli fossero la loro peggiore. E quindi anche i filosofi sono preoccupati. E, non so, Bauman, che adesso poi è morto, la scienza e la tecnica hanno fatto vincere l'uomo molte battaglie contro la natura, con il rischio di farci vedere la guerra sarebbe rendere, degradare troppo il pianeta, fatta da non poterci più vivere. Umberto Galimberti dice che l'uomo è impotente contro la scienza è diventata più forte dell'uomo. La domanda non è più cosa possiamo fare noi con la scienza e la tecnica, ma cosa scienza e tecnica possono fare di noi. Abbiamo fatto crescere tanto la scienza e la tecnica che ormai siamo diventati loro schiavi. E la cosa forse finale, la più giusta, è quella che questo filosofo dice, ma che è successo? È lo smisurato potere che ci siamo dati su noi stessi e sull'ambiente, uno smisurato potere. Sono le mali dimensioni causali di questo potere, cioè di conseguenza, a imporci di sapere cosa stiamo facendo. E sempre in che direzione contrarci. Ecco, cerchiamo almeno di sapere cosa stiamo facendo, poi decideremo cosa fare.
anche drammatica lezione che ha fatto l'amico Vincenzo Balzani. Davvero maestro, insomma, ci richiama, detto all'inizio, porre mente alla nostra casa, perché è di noi che si parla, è vero, quando si parla l'ecologia è il discorso, è il ragionamento che facciamo sulla nostra casa. Io credo che la novità più positiva di quest'ultimo quinquennio, che dicevo prima con Balzani, è questo risveglio dei giovani, anzi dei giovanissimi, che ancora non sono rovinati, diciamo, dalla civiltà e che non sono ancora completamente anestetizzati. Evidentemente loro, ancora privi degli argomenti e delle emozioni che ha Vincenzo Balzani, capiscono che sono a rischio, che siamo a rischio. Qualcosa di prelogico proprio, voi avvertite, e questo credo che sia la vera novità che ci fa ben sperare per questa aiuola che ci rende tanto feroci. Io farò un intervento adesso di un quarto d'ora, massimo 20 minuti, e poi riprenderò dopo il discorso con 10 minuti, con uno sguardo prima, come ha fatto Vincenzo, più retrospettivo, e poi vedremo così a cosa aspetta così e fa, cosa si potrebbe fare. Allora qualcuno si attende da me così una lezione sull'ambiente, la natura nella classicità. Il problema sostanzialmente drammatico è nato con la modernità, con la rivoluzione industriale. Nell'antichità si era avvertito il problema, perché se andiamo a vedere dei testi, sia scientifici sia di tipo letterario, parla della speculazione edilizia, l'inquinamento, il disboscamento, il dissesto idrogeologico. C'è uno scrittore che dice che Roma è talmente forata sotto, talmente, è vero, penetrata da gallerie che sembra una città sospesa, aerea, quindi il problema lo avvertivano anche loro. Ma cos'è che ancora li frenava un po', per cui la natura era sì violata solo in parte, ma soprattutto regnava sovrano e governante il mondo, la natura. Poi se andiamo a vedere cos'è natura, dovremmo fare notte e non basta. Anzitutto una certa concezione religiosa che prevaleva, o se volete superstiziosa, per cui il sovvertimento rispetto alla natura era caratterizzato dal fatto che si avvertiva, c'è una sorta di concezione animistica, per cui la natura era sacra, non la potevi toccare. Pensate anche il viaggio che degli argonauti, viene definito nefas, una cosa scellerata, un delitto, una cosa contro natura che non si deve fare, perché viene marcato il limite, c'è un limite. Così il folle viaggio di Ulisse, quello degli argonauti, il viaggio nell'antichità era ritenuto appunto una cosa perché andava incontro a qualcosa di inesplorato, mai visto, e quindi era di segno negativo. Bisogna attestarci su ciò che era noto, non su ciò che era nuovo e pertanto mai sperimentato. Quindi il limite, quel limite oggi che ha dimostrato che all'inizio noi abbiamo delegittimato. La classicità tende nel segno soprattutto del limite, infatti la tragedia nasce laddove si infrange il limite. Fedro, Medea, sono effreni, hanno rotto i freni, sono fuori di ogni freni perché violano il codice del limite, del confine proprio. E quindi c'era questa sacralità che frenava, per cui non si poteva. Accanto a questa concezione religiosa c'era un'altra molla che frenava, che era un certo moralismo invasivo. Se pensiamo a tanti autori, soprattutto molto di tipo latino, lì dove c'era poi una civiltà molto agricola, Roma, così, che era la civiltà della terra, non del logos greco, è vero. E lì era tutta la polemica contro il lusso, contro le attività estrattive, è vero, si lancia per così, per questo abbellimento, per questo progresso che, lo dico a grandi linee perché bisogna andare nei dettagli degli autori, era percepito il progresso della civiltà, il progresso scientifico e tecnologico inversamente proporzionale a quello morale. Tanto più cresceva il
progresso esteriore, tanto più cresceva la miseria morale. Quindi accanto a un freno di tipo religioso c'era anche, appunto, anche questa, diciamo, vena moralistica, questa polemica contro tutto ciò che viola la natura per abbellire l'uomo, per migliorarlo, perché migliora fuori ma peggiora dentro. Per cui il precetto sul quale convengono anche filosofie opposte è che bisogna vivere secondo natura, non contro natura, ma secondo natura. Rompere il limite, fare altro, violare la natura, ecco, questo era un sacrilegio. Questa sostanzialmente la... Per questo la auris sacra fans, la maledetta sete dell'oro, la divinità, l'ingordigia e anche una certa curiosità, se venivano frenate, anche se avremo già una curiosità di duplice segno. Uno è un precetto di tipo moralistico, anche se ne cambia, ne fueris curiosus, non essere curiosi. Non interessarti dello sviluppo esteriore, di ciò che è la tecnica, tutto, pensa all'interiorità. E invece, se prendiamo Aristotele, prendiamo la parte scientifica dell'antichità, che è minoritaria anche perché la storia la fanno i vincitori, tanti testi non sono stati, è vero. Poi secondati è l'esaltazione della curiositas. E allora l'uomo deve essere curioso o no? Questa è un po' l'alternativa. Ma al di là di questo, la domanda di fondo qual era? Ecco, la domanda di fondo era questa, era il quesito di fondo, la domanda filosofica, il mondo è fatto per l'uomo o l'uomo per il mondo? Perché questo è il tema che si poneva. Il mondo poi è ordinato o disordinato? E che rapporto abbiamo noi con la natura? Qui c'erano due concezioni diametralmente opposte. C'era una concezione, una visione di tipo materialistico, è vero, per cui la natura è lei che governa tutto, è vero, noi siamo l'infinitesima parte. E questa natura com'era secondo questa concezione anche materialistica, così atomistica, è vero, era una natura difettosa, atecnos, priva di tecnica. Non c'era un asso, non conoscevo un asso, una tecnica. La colpa di cui parlo, la natura è fornita di tanta colpa, c'è un difetto, c'è un peccato originale grandissimo, la natura, difettosa. Per cui è inospitale, pensiamo alla gran parte del mondo, o troppo calore o troppo freddo sono inospitali per l'uomo, terre desolate e fenomeni avversi che avvengono, che distruggono l'uomo, pensiamo a come arriva l'uomo al mondo, sbattuto su una spiaggia così nuda, è vero. Per cui, ecco, è il mondo che domina, la grande natura, cui siamo un'infinitesima parte, e l'uomo che si chiude proprio al mondo. E l'uomo è confuso col mondo, finalizzato al mondo, c'è un cosmocentrismo. E qui è interessante andare a vedere, ci sono dialoghi con la natura ben più autorevoli di quelli proposti oggi a me e a Vincenzo. Andate a leggere, e lo merita, il dialogo della natura di un islandese di Leopardi. E lui ripercorre questo nel segno della natura matrigna. Cosa dice? Che non c'è un disegno, tutto cospira, appunto. Riprende questa visione, è vero, dice, tu mostri non aver posto niente che la vita di questo universo... No, ecco, scusate, immaginavi tu forse, ecco, il concetto di natura matrigna e di natura aperta, questa natura matrigna che Leopardi la riprende e la traduce in questo dialogo così. Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa nostra? Sembra l'eco di Filone, l'eco storico, è non propter nos propter mundi, non siamo fatti, il mondo non è fatto per noi, dice l'islandese, questa operetta. Questo mondo o è soggetto a entropia o sta in piedi perché ci sono forze di vita e di morte che si bilanciano. C'è una legge isonomica, c'è un nomos isos che tiene tutto in piedi, sono forze contrarie alle leggi di vita e di morte. E continua questo dialogo di con la natura.
e la natura che gli risponde: tu mostri di non aver posto mente che la vita di questo universo è un perpetuo circuito di produzione e distruzione collegate ambedue tra sé in maniera che ciascheduna serve continuamente all'altra e alla conservazione del mondo. L'uomo qui dice è governato da queste leggi contrapposte. In questa prima visione meccanicistica, deterministica, atomistica, è vero, materialistica, contrapposta a questa c'era una visione di tipo, diremmo così, spiritualistico per intenderci. La natura non è malfatta, ateknos, priva di tecne, è vero, come diceva quell'altro. Invece la natura è tecnica, la natura è ben fatta, un suo disegno, una macchina perfetta. Il mondo è stato fatto per noi, non nos proternum, ma mundus proternus, per noi. E questo vi porta subito l'uomo al centro, l'antropocentrismo, l'uomo al centro, con una gerarchia. C'è un mondo minerale, un mondo vegetale, il mondo dei viventi, l'uomo psichico, fino ad arrivare al logos, a Dio. È vero, questa è la natura. E tutto è ordinato gerarchicamente secondo la provvidenza, con l'uomo al centro. Questo mondo è unico, finito, vivente, divino. L'altra concezione ammetteva che non ci fosse un solo mondo, grande prefigurazione scientifica, ma ci fossero infiniti mondi possibili. E allora la seconda domanda è: qual è il rapporto tra la tecnica e la natura, vero, tra la tecnica e la physis? Vi faccio solo due accenni. Uno del V secolo avanti Cristo, già allora si poneva il problema. Il filosofo Antifonte dice: grazie alla tecnica risultiamo vincitori laddove la natura sarebbe più forte di noi. C'era l'idea di competere. La natura è più forte di noi, ma noi con la tecnica possiamo competere. Vedete, già il V secolo avanti Cristo. Abbiamo, faccio un salto mortale così senza rete, sperando di non farmi male, di non cadere, arriviamo qui la contrapposizione tra la natura libera e la natura vexata di Bacone. E qui c'è una grande frattura. Dice Bacone: noi non cerchiamo soltanto una storia dalla natura libera e sconfinata, la natura libera. Ma quello che noi soprattutto cerchiamo è la storia della natura costretta e violentata, vexata. L'uomo interviene con la sua mano, non la lascia andare, la tratta, la manipola. Cioè dalla natura strappata da uno stato originale, dominata e mortificata dall'arte e dall'azione dell'uomo. Qui ci sono stati, c'è stata la rivoluzione scientifica nel 600, quelle illuministiche nel 700, poi con la positivistica, soprattutto la grande rivoluzione industriale della macchina, dove lì, non so Vincenzo se vedo bene, lui ha parlato di questa greta, cioè la grande accelerazione che è di pochi decenni fa, però lì c'era questa rivoluzione nella macchina. All'improvviso Prometeo, chi era Prometeo? Prometeo era colui che ha dato all'uomo le arti, la tecnica, il fuoco per cui l'uomo poteva sopravvivere, difendersi dagli animali, difendersi dall'avversità. Questo Prometeo è cresciuto, è vero, che faceva cena Galimberti, è cresciuto. Era il Prometeo, era a servizio dell'uomo, è cresciuto dentro di noi da superarci. Questo Prometeo. La tecnica che supera l'uomo. L'antichità, c'è un bel dialogo di Platone il Protagora che dice, che per me è illuminante, dice: l'uomo è apparso sulla terra per ultimo e ad un certo punto era il più debole di tutti, scompariva, perché c'erano le avversità della natura per un verso e c'era la ferocia degli animali. Allora è arrivato Prometeo che ha dato all'uomo la tecnica e il fuoco. E l'uomo cosa ha potuto? Costruire le grotte, costruire le armi, si difendeva dalla natura e dagli animali. E aveva la demiurgica tecnica. Però l'uomo continuava a morire. Perché moriva? Perché c'erano gli altri uomini che lo uccidevano. Dice Platone: aveva la tecnica demiurgica, ma non aveva la tecnica politica.
aveva la tecnica ma non aveva la politica. Allora Giove chiama Hermes e dice va e diffondi tra gli uomini la politica, l'arte della politica, dalla polis, dalla comunità, di stare assieme perché solo così sopravviveranno. Ermete dice, ma come la do? Come l'ho data agli architetti, agli ingegneri, a categorie vendete? No, non in maniera corporativa, ma dalla tutti. Quindi lì la tecnica, l'antichità, aveva messo le cose secondo una gerarchia, l'aveva subordinata alla politica, la politica era governata dalla filosofia, eccetera. E oggi, e qui finisco subito, per cui a tal punto che questo filosofo del dopoguerra, Günter Grass, ha scritto un libro, L'uomo antiquato, che ha detto che Prometeo è talmente cresciuto dentro di noi, per cui noi proviamo una sorta di vergogna, ci sentiamo inferiori, perché la tecnica costruisce dei dispositivi, dei robot che durano, noi moriamo, proviamo vergogna addirittura questo capovolgimento. Allora quella di oggi è tecnologia o tecnocrazia, è vero, che ci mette all'angolo. L'amore per la tecnica, la filotecnia è a favore dell'uomo o no? Costruiremo una macchina, costruiremo un mondo che ci distrugge? Ecco, ripasso la parola a Vincenzo. Cosa si può fare se vogliamo un futuro sostenibile? D'altra parte il futuro può essere sostenibile, insomma, non è che futuro. Comunque proviamo a vedere che ragionamenti si potrebbero fare sui punti critici. Allora abbiamo visto che la prima mossa, quella dalla quale poi devono derivare tutte le altre, la prima mossa è sostituire i combustibili fossili con energie rinnovabili. Qui è una, diciamo, è un obiettivo che si devono porre naturalmente gli scienziati che sono già posti, i politici che devono fare qualcosa e poi ciascuno di noi. Perché? Perché la situazione che abbiamo visto è così, è che noi siamo lì sul cima, consumiamo tutti questi combustibili fossili producendo tutto quello CO2 che ci fa danni. I combustibili fossili sono di esaurimento, abbiamo detto, l'uso dei combustibili fossili causa danni alla salute, per di più cambia il clima e quindi dobbiamo venire giù, ma venire giù. Quindi voi giovani appunto non aspettate ad andare su in questo diagramma, bisogna venire giù. Venire giù vuol dire poi che però dovremo cercare delle energie alternative, perché se no come si fa senza energia? Allora, ci sono queste energie alternative o non ci sono? Beh, ci sono. Faccio una cosa molto rapida perché il tempo è quello che è. Allora, per esempio, usiamo già da parecchio tempo l'energia idroelettrica, no? Piove, raccogliamo l'acqua in un bacino, mettiamo dei fiumi, va bene. Allora questa qui è un'energia rinnovabile perché appunto succede che col sole
l'acqua è rapida, poi piove, così c'è questo ciclo, bene. Oggi però usiamo ancora di più l'energia del vento. Arriva il vento su queste pale eoliche, le fa girare, e girando, ci sono dei magneti dentro, eccetera, si produce energia elettrica anche qui. Poi, come tutti sapete, si produce energia elettrica con i pannelli fotovoltaici. E si produce energia elettrica volendo anche con questi campi di specchi che concentrano la luce solare su un punto dove poi si fa bollire un liquido che poi appunto bolle nel moto delle turbine. Allora, qui si capisce che tutte queste energie rinnovabili che avevamo da tempo, che andiamo sviluppando, producono elettricità, e non producono CO2. Ci sono altri tanti vantaggi oltre al fatto che non produco elettricità. Per esempio, io per usare i combustibili fossili, cosa devo fare? Devo scavare da qualche parte in un pozzo, devo metterli da qualche parte e trasportarli perché in genere li uso lontano da dove sono i pozzi. E poi succede che generano, come abbiamo detto, sostanze inquinanti, anidride carbonica, eccetera. Ora, queste energie rinnovabili, che sono quelle del sole, della pioggia e del vento, sono dappertutto, piovono giù dal cielo, e io le posso trasformare in elettricità. L'elettricità è qualcosa che ci fa viaggiare molto bene lungo filo, senza causare disastri. Non c'è bisogno che ci sia un gasdotto che può esplodere, un camion su autostrada pieno di petrolio che può appunto fare un incidente, eccetera. Quindi ha diversi vantaggi questa faccenda. Qualcuno può dire, ma se io voglio un combustibile, qui non ce l'ho un combustibile. Beh, niente paura, con l'elettricità si fa l'elettrolisi dell'acqua e si produce idrogeno. Idrogeno è un combustibile pulito, dopo se ne può parlare eventualmente. Addirittura poi qui, siccome l'elettricità è più facile da usare, siccome i motori elettrici hanno più rendimento di quelli a combustione interna, uno se anche ha l'idrogeno lo può fare, magari lo può immagazzinare, eccetera, molto spesso gli conviene tornare con l'idrogeno, tornare con le pile combustibili a rigenerare l'elettricità che poi userà. Qualcuno dire, ma si può fare sta facendo, si può passare dai combustibili fossili a queste energie rinnovabili? Beh, ci sono molti studiosi che si occupano di questa faccenda. Qui ci sono poi i risultati di un gruppo americano che dice oggi usiamo tutti i combustibili fossili, ma pian piano, se vedo io un po' più forte, comunque entro il 2050, se siamo bravi, i combustibili fossili si useranno sempre meno, questa parte nera, e svilupperemo il fotovoltaico, l'eolica, eccetera. Quindi è possibile. Possibile e poi l'elettricità ha dei vantaggi perché è più efficiente del calore. E questi gruppi, questi esperti hanno fatto anche proprio degli studi sui singoli paesi, su tanti paesi, 130 paesi credo, e anche sull'Italia. E hanno detto l'Italia, se vuole, nel 2050 può avere tutte le energie di cui ha bisogno, col fotovoltaico, l'eolico, il solare a concentrazione, questa faccenda qui, l'idroelettrico e anche geotermico, cioè che non l'ho considerato. Allora che si può fare? Fra l'altro porterebbe un aumento di posti di lavoro perché appunto le energie rinnovabili sono una cosa che riguarda le aziende manufatturiere che hanno necessità di lavoro maggiore alle aziende invece che estrammano solo. Quindi non sarebbe più catastrofe dei morti per inquinamento, si riuscirebbe a governare ancora il clima, nel senso che non si peggiorerebbe quanto siamo messi ora, ci sarebbero posti di lavoro, insomma ci sono tutte le condizioni perché si faccia. E uno dice, ma perché non si fa? Perché non si fa? Ho preso un articolo dalla stampa che dice energia, il futuro è già presente, ma il passato vuole passare. Sì, perché i combustibili fossili
ci sono troppi interessi di potere, di soldi, immaginate, come si fosse, pensate ai pozzi di petrolio, poi dopo pensate a tutti i gasdotti delle Rodotte, pensate alla cisterna, pensate ai camion, pensate finché arrivano dal nostro distributore quanta gente c'è che ci lavora solo. Quindi è un problema. Però è chiaro che così non si può risolvere da oggi a domani. Quello che ci vorrebbe è una graduale riconversione di tutto quello che oggi si fa sui fossili alle energie rinnovabili. Ci sarebbero dei vantaggi, però appunto sappiamo che in Italia abbiamo l'ENI che è la nostra rovina, perché ci impedisce di passare alle energie rinnovabili. Poi sicuramente ne discutiamo. Allora, abbiamo detto quindi che la prima mossa importante è passare alle energie rinnovabili. Poi, l'altra mossa importante, abbiamo già visto un po', è passare dall'economia lineare all'economia circolare. Perché abbiamo detto questo sistema dell'economia lineare che si basa sui WC, che ci sono risorse finché vogliamo, il posto finché vogliamo per i rifiuti, è l'usa e getta o il consumismo. L'usa e getta non si può andare avanti con l'usa e getta. Quindi bisogna passare a un'economia che parta da quelle che sono le realtà, di come è fatto il mondo. E il mondo è fatto che le risorse naturali sono limitate e che anche lo spazio per i rifiuti è limitato, non ci scappiamo di qui. Allora bisognerà appunto fare un'energia, un'economia circolare, che userà le materie prime, le userà nel modo migliore possibile, nella quantità minore possibile, per fare delle cose che funzionano bene, che funzionando bene, dopo poi le posso anche riparare, usare in parte, comunque riciclare. Ecco, riciclare. E bisogna che l'energia con cui fare funzionare l'industria non può essere quella dei combustibili fossili, perché ci sono tutti i disastri che sappiamo, deve essere quella delle energie rinnovabili, del sole, del vento e dell'acqua. E fin qui diciamo che è bello, allora ce la facciamo. Ci sono molti problemi. Cominciando da uno, che è questo. Le energie rinnovabili primarie, cioè sole, vento e acqua, sono molto abbondanti. Ma se io esco questa mattina fuori e c'è il sole, sono contento, ma se voglio energia elettrica, non basta guardare il sole. Bisogna che io converta l'energia solare in elettricità. Cioè quelle che noi usiamo non sono energie primarie, sono quelle di usi finali, elettricità, calore e combustibile. Noi tutte le mattine dobbiamo stare per qui. Allora bisogna che trasformiamo le energie primarie rinnovabili, abbondanti, in queste cose. Ma come faccio io a trasformare l'energia solare in elettricità? Devo fare, io avevo un pannello fotovoltaico e poi una rete elettrica. Ma come faccio? Il pannello fotovoltaico mica piove dal cielo, devo farlo. Da dove? Dove prendo la roba concreta? Dalla terra. Quindi mi devo fare dei dispositivi e degli apparati concreti per poter sfruttare le energie rinnovabili. E per fare queste cose devo andare, guarda un po', alla terra. La terra, sono sempre lì, la terra. All'interno cosa c'è? Beh, chi sa un po' di chimica, sa che sono quegli elementi, no, fondamentali, cioè della roba, insomma, adesso qui, questa è una specie di tavola periodica fatta in modo che si capisce quali sono gli elementi un po' più abbondanti e un po' più scarsi, e qui si vede per esempio che l'ossigeno è abbondante, la terra è fatta così, è fatta da questa roba qui, c'è l'ossigeno, c'è l'idrogeno, c'è il sole. Ecco, e quindi io devo prendere dalla terra questi materiali per costruire quei congegni e quei dispositivi che mi permettono di convertire e utilizzare le energie rinnovabili. Dice allora, io devo andare a cercare qui la roba di sera. Una cosa molto importante per le energie rinnovabili sono le batterie. Perché sono le batterie? Perché le energie rinnovabili, appunto, per esempio, ci sono di giorno ma non di notte, quindi devo accumulare questa energia elettrica, e poi se voglio andare in una macchina elettrica, io devo caricare nella macchina un riservo di energia elettrica, così come facevo se volevo dare la benzina nel serbatoio, no? Si chiama serbatoio, la batteria. Quindi io devo vedere le batterie sono importantissime. E le batterie devono essere leggere, se no carico una macchina, batterie pesanti, non
ci sta più mia moglie, allora no, fare leggera. Poi elevato potenziale, devo metterci molta energia in queste batterie, si vuole andare lontano. Quindi densità di carica, quindi lunga durata, insomma devo avere delle caratteristiche, tutto quello che è giusto delle caratteristiche. Qual è l'elemento che si presta meglio a fare le batterie? Ma soprattutto il litio. Perché? Perché il metallo più leggero, ci voleva un metallo, e questo metallo più leggero è quello che ha tutte queste caratteristiche. Dice, ma andiamo a vedere dove è il litio qui, esiste la periodica, andiamo a vedere dove è il litio, ah, è questo qui. Ah, non ce n'è proprio molto di litio, eh. Sarebbe stato meglio che le batterie magari si andavano a sodio, era meglio, vabbè, genera di più, questo sodio funziona, quindi il litio. Ma poi non solo, per fare delle batterie non c'è solo il litio, c'è anche un'altra cosa, un altro elemento importante, che è il cobalto. Il cobalto è qui in giro, vedete, c'è da poco anche di cobalto. Era meglio se funzionavano col ferro, invece di andare, no, col ferro funziona. Quindi il cobalto, noi non possiamo mica cambiare il mondo, eh? Allora ci vuole il litio cobalto, va bene, il litio cobalto, allora intanto dobbiamo vedere dove sono. E quindi il litio è in Australia, Cile e Argentina, il cobalto, non ho qui la foto, ma si tira fuori quasi molto dall'Africa, da miniere in cui si lavora in modo spaventoso, basta vedere le fotografie. Insomma, qui ci sono dei problemi. Quindi il problema è che io posso passare finché voglio a questa economia circolare, che devo far funzionare con l'energia rinnovabile, finché tutto va bene, ma adesso ho visto che ci sono dei limiti materiali. Cioè il fatto di essere sulla Terra e di non avere tutto quello che si vuole pone dei limiti. E va bene, per chi lo sa, pone dei limiti. Allora, quindi avevo detto che bisogna passare l'energia circolare, l'economia circolare, però questi limiti, perché siamo sulla Terra. Allora, e qui se ci sono dei limiti, forse sarà meglio che li metti in testa, che anziché produrre sempre di più energia, per esempio, non sarà opportuno pensare a usarne sempre di meno, eh? Lo stesso di qualsiasi cosa, produrre di più, crescita, ma non sarà il caso di dire, ma non ho proprio bisogno. Non posso produrre un po' meno. Quindi l'altro punto da seguire è ridurre le cose, in dimensioni, in quantità, in quanto volete, e anche il loro uso. Chi lo devono fare questi? Vabbè, tutti. Allora, per capire un po' questo punto, parlo ancora dell'energia. No? Energia, vado a vedere il consumo annuale di energia medio, essere potenza, insomma, per qualche paese. Stati Uniti, un cittadino americano usa una potenza di 12.000 watt, adesso non capite, quello che conta è il confronto, perché un cittadino europeo invece ha fatto 6.000 watt, quindi consumiamo la metà dell'americano. Qualcuno dirà, vabbè, anche loro chissà come sono felici consumando il doppio di energia di noi. No, non credo che sia più felice di noi. Tra l'altro molta energia dà anche fastidio, non troppo bravo, non troppo diretto. Va bene. Un cittadino indiano, 1.500 watt. Può darsi che sia un po' poco, ma non so. Fatto sta, insomma, che perlomeno nei paesi ricchi si capisce che si può fare a meno, si può fare a meno. Poi dopo, non so, un nigeriano 600 watt, insomma, poco. Quindi molti paesi dovranno crescere, ma c'è un limite oltre al quale non serve più l'energia. E lo faccio vedere con quest'altra figura, che appunto noi nel 60, qui in Italia e in Europa, consumavamo 2.000 watt. Io c'ero nel 60, vi garantisco che stava benissimo. Cioè allora quindi 2.000 watt forse bastano, forse sì, gli studiosi dicono di sì. Infatti, guardate un po', è successo che in Svizzera, dove ci sono gli scienziati seri, hanno detto che dovrebbero bastare 2.000 watt. Hanno proposto al governo una legge. La legge è stata sottoposta al referendum. La Svizzera è stata approvata il referendum. Da qui al 2050, perché vuoi scopare in un attimo questa cosa, deve andare là, diminuirà il consumo di energia, loro sono sui 1.000 watt anche loro adesso in Svizzera, diminuirà fino a 2.000 watt, perché 2.000 watt basta. Ecco, quindi consumare di
consumare di meno, di energia, ma di tutto. Ecco, adesso per un futuro sostenibile non basta però la sostenibilità ecologica che bene o male è espressa da questi tre punti qui. C'è anche il problema della sostenibilità sociale e quindi bisogna abbattere le disuguaglianze. Abbattere le disuguaglianze perché dove c'è disuguaglianza non si sta bene, no? E allora lo fa un po' tutti, la politica, l'economia, la finanza, l'industria, noi stessi. Ho fatto vedere prima questa figura, non avevo però aggiunto che in Italia il 5% più ricco ha più soldi del 90% più povero. Uno potrà pensare, ma insomma, ridurre le disuguaglianze va bene solo per i poveri, saranno contenti solo i poveri. C'è chi studia queste cose e dimostra che no, anche i ricchi saranno più contenti. O dovrebbero essere. Perché? Guardate questo diagramma, questo è uno studio appunto sulle disuguaglianze. Qui c'è disuguaglianze basse e disuguaglianze alte. Qui ci sono tanti paesi. E hanno preso i paesi appunto, qui in questi paesi pian piano cresce la disuguaglianza. E cosa succede? Che quando la disuguaglianza è bassa, diventa alta, aumentano tutti i sintomi di malessere in un paese. Cioè, non so, la mortalità infantile, i omicidi, i furti. E nello stesso tempo diminuiscono, vedete, tutti i sintomi di benessere, che serve fiducia reciproca, livello di istruzione, benessere dei bambini. Quindi si capisce che se si vuole vivere in una società migliore, bisogna diminuire le disuguaglianze. E anche i ricchi staranno meglio, perché mentre adesso si vuole veramente ricco, si deve chiudere in casa con due TV, un paio di candelabri, può dire fare un muro, però non è tranquillo lo stesso, ecco, meno disuguaglianze sarebbe più tranquillo. Come si fa a ridurre le disuguaglianze? Questo è un problema, specialista, io non so mica queste cose, le racconto così. Ci sono delle misure di contenimento, perché le disuguaglianze, capiste, non solo sono difficili da combattere, ma crescono sempre. Allora c'è che fra i paesi qui diciamo più virtuosi qualcuno ha adattato una tassazione progressiva più spinta. Faccio notare che è l'inverso della flat tax, no? È più spinta, deve essere più spinta, chi più guadagna deve essere più. E poi anche tutti gli stipendi alti. Ci sono dei manager, avete visto anche recentemente quello che è uscito, da dove è uscito? Insomma, che ha avuto 12 milioni di liquidazione, più non so quante altre azioni. Ci sono dei manager che hanno stipendi troppo alti. Qualcuno dirà, ma se non sono stipendi così alti vanno via. Perché vanno via? Perché se dobbiamo creare delle disuguaglianze, vanno via. Purtroppo le disuguaglianze non sono solamente nei vari paesi, eccetera. Ci sono su scala mondiale delle cose incredibili, come questa. Tre uomini ricchi come l'Africa, dice, ma forse è sbagliato, sai quanto è grande l'Africa? Tre uomini ricchi come l'Africa, impossibile. L'Africa, quanto è grande? L'avete mai vista quanto è grande l'Africa? Guardate, dentro l'Africa ci sta tutta la Cina, tutta l'India, tutti gli Stati Uniti, tutta l'Europa occidentale, gran parte dell'Europa orientale, il Giappone e ci rimane con un po' di posto. Sarà grande l'Africa, eppure tre persone di quei super miliardari hanno più soldi dell'Africa. Sconvolge la notizia. Quando vado nelle scuole dico, ragazzi, questa carta qui voi la conoscete bene perché è tutte le scuole. Forse non l'avete mai visto, adesso sto per presentare sotto, che è una carta della ricchezza. E ci dirà che un paese è tanto più ricco, quanto più esteso e quanto più è colorato. Ed è questo. Nessuno si meraviglia che gli Stati Uniti sono ricchi e già di per sé ricchissimi, mappa della ricchezza di Europa che era piccolissima qui, no? Però è ricca, quindi è grande, Giappone pure, e uno si dirà ma l'Africa? Dov'è finita l'Africa? Così magra, così magra. Non solo, perché sempre non solo queste cose, c'è un paese ricco in Africa, sapete qual è, no? Il Sudafrica, e gli altri sono quei 46 paesi che tutti assieme hanno i soldi. Allora capite, io dico ai ragazzi, scusate, ma se voi siete qui, foste qui, no? Qui, dove? Se poveri,
si è sempre in guerra perché ci sono dei capi messi a caso da altre potenze. Si fa la guerra con armi che persino noi forniamo. Voi cosa vorreste fare? Se vorremmo cambiare scopo di me, la gente, è quello che cercano di fare, la gente, no? Dopodiché gli dono la soluzione in tasca, no? Voglio solo far capire perché succede certe cose. E allora appunto succede che dopo ci si pone il problema, ognuno risolve come può. Ma l'Africa, ve la faccio vedere un'altra volta, la vedete l'Africa? Come buia e come è illuminata l'Europa. Ah, ma ci sembrava un po', non hanno neanche la luce. Eh no, non hanno neanche la luce. E senza luce cosa pensate che si possa fare? Quando avviene il buio alle 7 di sera, cosa si può fare? Si può studiare, no? Cosa si può fare? Niente. Quindi la luce è la prima cosa che si è. E come potrà risolvere l'Africa prima della luce? Non certo con i pozzi di petrolio che andiamo scavando tutto lì attorno. La luce bisogna che si crei lì dove serve. Allora, guardate un po', se l'Africa è così di notte, guardatela di giorno. Ha moltissima luce solare, molta più che noi, vedete. Allora la soluzione per l'Africa, per la luce in Africa, che è la base di tutto, è il fotovoltaico. Il fotovoltaico che già usano un po' anche nelle capanne, ma si possono fare le piante grandi. Perché il fotovoltaico ha un sacco di pregi, è quasi un miracolo. Il fotovoltaico lo può usare, si può usare per tutto. Il fotovoltaico è scalabile, cioè lo posso usare fare cose piccolissime o cose grandi. Il fotovoltaico ha un'efficienza del 20%. Sapete cosa vuol dire il 20%? Che efficienza ha la fotosintesi naturale che lavora per noi là fuori? Sapete quanto ha? Ha meno dello 0,5%. Lui ha 20%. Una cosa incredibile. Fotovoltaico quindi converte l'energia solare in energia elettrica col 20% di efficienza. Dura 30 anni questo pannello lì. I costi sono sempre in diminuzione, quindi questa sarà la soluzione per dare. Allora l'Europa deve aiutare a elettrificare l'Africa nel suo stesso interesse. Finché non ha la luce cosa farà l'Europa? E allora naturalmente tutti dovrebbero fare del loro meglio. Cominciamo dai politici e poi non dimentichiamoci anche di noi, perché appunto si fa presto a dire che gli altri non hanno fatto abbastanza, intanto loro proviamo noi a fare del nostro bene, perché ciascuno di noi nel campo in cui opera, con le competenze che ha, nella situazione in cui si trova, può dare un suo contributo per un futuro sostenibile. Perché questo pianeta poi, come dicono anche Greta, non c'è il pianeta B, noi possiamo vivere solo qui, no? E quindi è l'unico luogo dove possiamo vivere, quindi si può cercare di fare una società più equa, più giusta, e facendo leva su quelle che sono poi le nostre energie spirituali, non so, responsabilità, sobrietà, collaborazione, solidarietà, amicizia, creatività. Bene, grazie. C'è una contraddizione, la politica è locale, non riusciamo a fare neppure l'Europa, invece l'economia e la tecnica sono mondiali, questo è il problema invece. E allora perlomeno credo che a chi fa il nostro mestiere, il mio mestiere, ci sia un punto, una chiamata alla responsabilità individuale di tutti, la politica che non ce la fa, non ce la fa fare l'Europa, vi rendete conto? E la tecnica, la tecnologia, l'economia celebrano quotidianamente i loro trionfi su scala globale, chi li governa? Qui
c'è bisogno sì proprio di una... c'è un'emergenza educativa, c'è un'emergenza culturale, c'è, direbbe Agostino, la necessità del clamor cogitationis, del grido del pensiero. E allora cosa si può fare? Si può fare? La parola chiave di questo Festival Francescano dell'Incontro questa mattina è il dialogo. Il dialogo non è un compromesso, una scelta a ribasso, mettiamoci comunque d'accordo. Il dialogo è una parola potentissima, il logos, il discorso, la ragione che ognuno di noi ha e che dia attraverso quell'altro. Dialogo deve essere tra chi come maestro di classici e Vincenzo, che fa chimica, tra gli scienziati e gli umanisti, dialogo tra i vari linguaggi, perché la cultura è unica, bisogna di dialogo. Dialogo tra le generazioni, confrontare i linguaggi, perché a voi non può andare bene quello che è andato bene a noi, però bisogna confrontarsi, metterlo aperto. Dialogo oggi tra i vari popoli, per cui vuol dire capire anche le lingue degli altri, non piallarli e ridurli al nostro logos. Dialogo, il grande inventore del dialogo è Socrate, che uno che interrogava tutti: perché pensi così? Perché fai così? Perché dici? Adesso spiegami tu chi sei. Questo è il dialogo, accostarti dell'interrogare. Io credo che oggi, vedete, parlano tutti di un nuovo umanesimo, anche dei politici di alto rango, che Dio li perdoni perché non sanno quello che dicono. Perché il nuovo umanesimo, quando uno parla di una cosa deve sapere cosa dire. Io credo che ci sia la necessità oggi di un nuovo umanesimo, ci sia un grande ruolo da affiancare a questa scienza, a questa tecnologia, a porre delle domande, perché la scienza e la tecnologia corrono tutte a dare delle risposte, ma prima bisogna porre le domande.